Ciao ragazze, ben ritrovate nel canale. Questo sarà il video dei preferiti del mese. Un altro mese è passato, è volato. Anzi, no, forse giugno non è tanto volato, almeno per me. E però siamo arrivati a luglio, che è uno dei mesi per me più belli dell'anno, veramente a partire da aprile fino, diciamo, a settembre. E ho molti prodotti di make-up da mostrarvi, e quindi iniziamo subito, perché poi ho un'idea di farvi un video specifico sui miei prodotti preferiti del momento, ma che non riguardano, diciamo, il make-up, ma riguarda gli accessori. Quindi fatemi sapere se anche questa sorta di video vi può piacere. E avevo pensato anche di farvi il video sulle mie fragranze preferite dell'estate, quindi anche su questo mano a mano vi mostrerò nuovi video. Quindi anche voi, mi raccomando, fatemi sapere se questa tipologia di video vi può interessare e vi può piacere. Allora, rimanendo in tema di fragranze, comunque ve ne mostro due, poi vi ripeto, ci sarà un video apposito. E sapete che una delle mie fragranze che utilizzo, diciamo, nel mese caldo, fino poi che mi accompagna tutto agosto e anche settembre, è Chance di Chanel nella versione proprio Low Fresh. Sapete che di Chanel ci sono varie declinazioni di fragranze, pur essendo tra di loro diverse, perché nella piramide olfattiva cambiano le note di testa o di cuore, e allo stesso tempo la nota di fondo resta comunque un po' similare tra di loro. C'è Chance Eau de Toilette, Eau de Parfum, versione tendre e versione fresh. Questa è quella che mi piace di più in assoluto. Ve ne avevo parlato anche già tempo fa, veramente anche l'anno scorso, ma resta una delle mie fragranze preferite che amo moltissimo in questo periodo. Come questa della linea di Estée Lauder, che ora non si fa più, ma c'è la nuova versione che alla fine riprende moltissimo questa, è l'Azuré Soleil, una fragranza che contiene del bergamotto di Sicilia, l'olio di cocco, del caramello, succo di mandarino e di arancio. Quindi una fragranza molto molto dolce, perché mi dà l'idea proprio delle spiagge tropicali, quindi della Polinesia o caraibiche, e mi piace nebulizzarla per tutto sui capelli, sul viso, cioè sul viso, sul corpo, sul décolleté, e specialmente anche quando vado al mare, perché queste non contengono alcol, che sapete che è l'ingrediente che può macchiare la pelle al sole, a contatto comunque con la luce. Poi comunque vi farò nel video dei profumi anche la differenza tra un eau de toilette, l'eau de parfum e anche l'eau fraîche, e addirittura un'acqua per il corpo. Quindi veramente fatemi sapere se questa sorta di video vi può interessare, ed è una delle mie fragranze che adesso sto utilizzando. Per il corpo, due prodotti da mostrarvi, tra cui la terracotta, l'After Sun al profumo di Monoi e Tiare, e anche questa, un po' come l'acqua per il corpo di Estée Lauder, mi ricorda spiagge tropicali, la Polinesia, ve ne avevo già parlato. E ha una consistenza molto fluida, è una crema bianca, si assorbe molto molto bene. Trovo che sia idratante ma non idratantissima, quindi la utilizzo molto per le gambe, e qui amo mettere al limite una fragranza, una delle mie fragranze preferite, o al limite il doposole che non ha fragranza, perché questo poi comunque applicando dopo il profumo è come se si andassero a mischiare le fragranze, quindi non, personalmente non mi piace molto, e lo utilizzo per le gambe, quindi trovo che sia idratante, sì, però non di quelle proprie idratazione profonda. È stato un one shot, un'edizione effimera, non si fa più ed è difficilissimo da trovare, anche come il profumo terracotta. Però ecco, quello personalmente non mi è piaciuto molto, nonostante l'abbia venduto al negozio, però non è una delle mie fragranze che mi è piaciuta particolarmente. Come invece questo prodotto, che della linea Naf Naf Fashion Instinct, ed è una crema perlata luminosa. A me d'estate, ma anche d'inverno, diciamo sul décolleté d'inverno, ma d'estate décolleté e braccia, mi piace avere una crema luminosa che esalti l'abbronzatura. Di questo genere di prodotti, devo dire la verità, lo fa Estée Lauder, che anche sto utilizzando, sempre della linea Bronze Goddess, lo fa Clarins, che è un olio che si agita alle particelle luminose, quindi è sia idratante e nutriente. Questa
questa azienda che è profumata sempre note di vaniglia, di cocco, di fragranze molto molto dolci, perché comunque il muschio bianco sono tra le mie note preferite di fragranza, e mi piace perché questa, quando la vado a stendere, veramente non c'è una persona che non mi dica che cosa hai sul corpo, che cosa hai messo sulle braccia, ed è anche un veicolo poi per poterlo mostrare, perché molti non le conoscono di queste tipologie di creme. Esistono, si vendono molto più d'estate e le aziende lo fanno anche più d'estate piuttosto che nel periodo invernale. Per quanto riguarda il make-up, ho vari prodotti da mostrarvi, di cui alcuni ve ne avevo già parlato anche nelle scoperte del periodo. E allora, prima di tutto la Jolie Tinte della linea di Guerlain nella versione Claire. Poi vi lascerò, non mi dilungo tanto su questo prodotto perché vi lascerò tutto nell'info box, già che ve ne avevo già parlato. Mi piace molto perché ha una consistenza molto luminosa, anche se adesso risulta un po' chiara per il mio incarnato. E però, diciamo, nel periodo che non avevo preso un po' quel colorito sul balcone, era praticamente perfetto. Mi sta piacendo moltissimo, anche se è piccolino, è pochissimo, veramente 3 ml, un tubetto super piccolo. È il Prime Time della linea Bare Minerals ed è un primer molto sottile che io vado ad applicare prima di stendere gli ombretti. Mantiene perfettamente la tenuta degli ombretti. Sicuramente è un validissimo prodotto, non fa quella piegolina antiestetica. Comunque mantiene la tenuta degli ombretti o di un eyeliner o di una matita, anche se io non è che la utilizzo molto la matita, la vado sempre a sfumare con gli ombretti, in maniera perfetta e a lunga tenuta, quindi fa mantenere gli ombretti a lunga tenuta. Sicuramente, essendo così piccolo, l'ho provato, ma non andrei a ricomprarlo anche per il prezzo che ha, però devo dire che è stato un buon acquisto, mi è piaciuto moltissimo, quindi ho promosso. E anche di questo avevo intenzione di farvi un video apposito sulla differenza dei primer occhi, già che ne sto utilizzando tanti, cioè, ho modo di potervene parlare e di dirvi anche le differenze, quindi fatemi sapere se questo video vi può interessare. Per quanto riguarda tema sempre degli occhi, questo mascara della linea di Diego Dalla Palma, però questo è un odio e amore. Devo dire che forse a questo punto è più odio, voi direte che cosa lo metti a fare nei preferiti. Lo metto perché il colore è un colore puro, un colore un bellissimo colore di azzurro che sulle punte veramente resta fedele, non si scurisce ed è molto pigmentato, quindi me l'avete visto anche in qualche trucco con il blu, mi è piaciuto molto, però è un odio, ma veramente odio, e quindi purtroppo per me è bocciato, e mi dispiace perché non sempre si dicono queste cose, ed è la verità. Io, nonostante abbia Diego Dalla Palma, devo dire l'uno, ma devo dire anche l'altro, se no non sarei professionale, non sarei sincera, e non mi piace dire sì, il prodotto è buono quando non lo è. Lo è per il pigmento, lo è per la colorazione, però vi posso garantire che quando si strucca, cioè, non si toglie in nessuna maniera. L'ho tolto col Bifacil, che è quello lì, diciamo, che è il mio struccante preferito. L'ho tolto con Diego Dalla Palma, l'ho tolto con dell'olio, l'ho tolto con tutto. E comunque io la mattina dopo avevo ancora l'alone bluastro. No, per me è inconcepibile che un mascara di 19 euro possa fare questa cosa. Non lo trovo veramente pessimo, quindi non mi è piaciuto proprio, però il colore devo dire che è eccezionale. Io non lo trovo in altre aziende, non so se lo faccia Kiko, questo non alzo le mani, che è economica, quindi non ve lo so dire, potrebbe darsi di sì, però ecco, io lo tengo, mi mantengo dal metterlo alla lontana, perché purtroppo per questa cosa io non mi posso far cadere le ciglia per struccarmi, nonostante sia un colore bellissimo, evito e non lo metto. Mi dispiace, però allo stesso modo, passando alle labbra, posso garantirvi che questo prodotto, sempre di Diego Della Palma, il rossetto liquido Geisha numero 106, è fenomenale. Me l'avete visto più di una volta in qualche video, mi avete detto che rossetto fosse, vi era piaciuto, e la particolarità è un po' come i Rouge G di Guerlain, che quando li si vanno ad applicare diventano opachi, e sono lucidi, poi dopo si asciugano, diventano opachi e sono molto
molto molto resistenti. Questo non fa la piegolina antiestetica che può fare qualche altra azienda, lascia le labbra morbide, non troppo asciutte, non che si segnino. Ecco, per esempio questo, anche in questa colorazione, mi è piaciuto tantissimo, l'ho venduto bene, lo promuovo a pieni voti e anche con una matita torsi e torni mi piace veramente tanto. E un altro amore che anche voi mi avete detto bellissimo è questo della linea di Dolce & Gabbana, il numero 530. L'avevo preso quando sono stata a Roma, la scuola mia di trucco a Roma, e l'avevo preso un po' perché l'avevo visto sulla modella, vabbè, su Monica Bellucci, ho detto sì, lo voglio quel colore, ed era il 530 Carnal. Tantissime di voi mi avete detto quanto ti sta bene, com'è bello, veramente ti illumina tantissimo. Io all'inizio ho detto ma forse è un po' corallo, forse mi dà l'idea di un po' di una persona age, una persona un po' più adulta, mi ero fatta un'altra idea, però con un velo di colore, una matita, una punta un po' più di contrasto, mi è piaciuto molto il fardo in abbinamento. Devo dire che il colore mi ha entusiasmato moltissimo ed è stata una piacevole scoperta, veramente. Ecco, non so se questo colore si farà più, perché anche voi mi avete detto che è difficile da trovare, non l'avete trovato con facilità e quindi presuppongo che sia un lancio, però promosso a pieni voti. Quindi questo sarà un rossetto che, se quando andrò in vacanza, se mai andrò, che ancora non lo so, sicuramente lo porterò nel mio beauty da viaggio. E vi mostro anche due matite che non sempre ve ne parlo, nonostante sapete che sono tra le mie preferite, le W Wear Stain Plus di Estée Lauder. Mi piace la mina, è una mina ai siliconi, quindi ha un ottimo tratto, è molto resistente e ovviamente sto amando moltissimo questi colori nella versione 14 Wine e nella versione Apple Cordial nella numero 6, perché si sposa benissimo, cioè si sposano benissimo con i colori dei coralli, dei rossi, degli aranciati, che in questo periodo, anche se ho un velo di colore, quindi non sono abbronzata, rispetto all'anno scorso già di questi tempi ero molto più abbronzata, si sposano benissimo con questi colori di rossetto che sto utilizzando e quindi mi piacciono veramente tanto, non tanto per la consistenza e la qualità, che vi ripeto nascono come tra le mie matite preferite, ma soprattutto per le colorazioni. Alcune volte noi accantoniamo dei colori o del make up perché può essere anche che li compriamo ma non siamo propriamente soddisfatti, invece poi vi dico che provandolo, riprovandolo, e sono le stesse cose che dico sempre alla mia scuola di trucco, che il make up bisogna provarlo, non dico quotidianamente, però sicuramente cercare che ogni settimana di avere quei 4-5 prodotti da provare per bene, per poi dopo cambiare, perché così si fa un idea del prodotto in sé per sé, sto veramente com'è, sia come pigmentazione, quindi come i pigmenti, la colorazione, come si avviene dopo sul nostro viso, se vira durante la giornata, la consistenza delle paste. Quindi per me il make up va provato giornalmente e settimanalmente. Questa almeno è la mia idea ed è quello che trasmetto sempre anche agli altri, in questo caso a voi. Quindi fatemi sapere se questo pensiero lo condividete. Io spero che questo video prima di tutto vi abbia tenuto compagnia, vi ho mostrato dei prodotti un po' più particolari, come sempre fatemi sapere quali sono stati i vostri, sono ben accetti anche i video risposta, lasciatemi il link che anche possa vederli anche tutte quante le ragazze che mi commentano possano vederle. Ringrazio veramente di cuore a chi si sta iscrivendo al canale e anche come sempre a chi mi segue. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo prossimamente con un nuovo video.